Allora, come vi avevo promesso in pagina, questo è un tentativo, quindi questo video è un po' una prova. Cosa ho fatto? Ho fatto un post su Facebook e vi ho chiesto semplicemente cosa volevate vedere come champion. E avete votato Lulu. Cioè, funziona così. Ognuno posta il nome di un champion. Il commento con più mi piace, quel champion in quel commento verrà utilizzato. Avete votato Lulu e vi odio tantissimo per questo. E proviamo a fare questo tentativo, quindi come funziona questo format che improvviseremo tipo chiamandolo Draker scelgo te? Robe, ma tanto sono stato straviato dai Pokémon, quindi c'è poco da fare. Lo possiamo così, cioè pubblico il video adesso su YouTube, voi nei commenti commentate con il nome di un champion che vorreste vedere, ma se un altro ragazzo ha già commentato con un... lo stesso champion, non state a fare i post multipli, cioè non voglio vedere quattro persone che scrivono trash. Piuttosto mettete un mi piace al suo commento e il commento, quindi quando io andrò a fare un altro video, andrò sull'ultimo video fatto, vedrò il personaggio con il maggior numero di thumbs up, di mi piace, di pollici in su come volete vedere, e lo giocherò. Quindi preparerò un video e lo rigiocherò direttamente live. È come lo streaming questo, solo che è offline. Cioè, non mi seguite in diretta adesso, lo sto registrando e poi giustamente lo vedrete. Ora, avete scelto loro e quindi siete tutti delle brutte persone. Tutti. Tutti. Quindi giochiamo loro. Allora, io la giocherò support, ma solo per il semplice fatto che non saprei utilizzarla bene. Top e mid. Sapete tutti che Lulu a me come meccanica piace, ma la detesto perché mi dà fastidio per la risata. Cioè, quando iniziai a giocare support in Season 3, che ho iniziato appunto a gennaio per il torneo del lancio italiano, iniziai, diciamo, a dedicarmi più al support che alla top lane o alla giungla come giocavo, che giocavo al tempo. Questo perché in Season 2 mi era piaciuto il support, questo perché in generale volevo avvicinarmi a questo ruolo che tutti sottovalutavano. Abbiamo visto che non è da sottovalutare, che carica molto di più di altri ruoli come top e ADC. Cioè, in ordine sono giungla e mid allo stesso livello. Più il mid della giungla, ma dipende da tante cose. Poi adesso che comunque sia i jungler sono tosti e cazzo, diciamo che jungler e mid sono i ruoli che carriano di più, ma al secondo posto non c'è il top o la carry, c'è il support, perché grazie alla vision che possiamo regalare al team e quella che possiamo regalare al team avversario riusciamo a ottenere parecchi vantaggi. Quindi Lulu come la strutturiamo? La strutturiamo con un pochino di AP. Io utilizzerei questa pagina, ovvero 8,5 armor, 72 HP, 11 ability power, un po' di magic pen e magic resist. Lulu si può utilizzare anche con le habit penetration, però in questo caso non la giocheremo perché sono neofita con Lulu, non l'ho praticamente mai giocata. E questo perché all'inizio della mia avventura da support mi trovai contro una Lulu quando iniziai a giocare Thresh, perché Thresh era uscito da poco, fu quello che un po' mi spronò di più. Io all'epoca giocavo Taric, Alistar, Nunu. Però meno del normale, giocavo molto tempo Alistar e molto Nunu, scusate, anche Taric era spammato, era il mio main support, e con la release di Thresh ho voluto provare a giocare questo champion un po' più difficile rispetto agli altri. Ora, il setup di Masteris che le vado a impostare, qui segniamo Lulu. E 0.13.17 per avere un po' di tankiness e un po' di utility, perché l'utility è fondamentale. Abbiamo la muspid, abbiamo il mana regen, la capacità di fare roaming, quindi mettiamo ispirazione per ottenere un po' più di esperienza ogni 10 secondi quando sto vicino a un campione che ha qualche livello più di me. E poi giustamente gold in più. Metto il punto su Bandit perché cercherò di arrasare di auto attack. Non ho troppe statistiche difensive, quindi è un po' un problema, però la impostiamo così. Quindi ricapitolando, 8,5 armor, 72 HP flat, 11 ability power, 5,4 magic resist e 7,8 di magic pen. E andiamo a vedere se troviamo qualcosa. Trovo group molto lunga, perché adesso spammano. Facciamo così. Crea. Lo creo io il gruppo. Lo creo io. E tra l'altro su Lulu sì, anche se non l'ho mai usato, ho comprato quella skin perché credo che sia l'unica decente da vedere. Intanto picchiamo l'exhaust.
Perché in generale quando sono in blind pick preferisco piccare l'Exhaust perché mi permette di difendere un mio di carry. Poi a seconda dei pick posso cambiare e mettere anche Ignite. Visto che molti di voi me lo chiedono, quando è che si picca Exhaust e quando è che si picca Ignite? Ignite si picca quando vogliamo avere della presenza in lane e vogliamo in qualche modo annientare una di carry che in early game non è proprio il massimo, tipo Vayne. Tipo Tristana anche volendo. Però l'Exhaust può essere piccato anche se magari abbiamo contro una di carry che è un po' scarso early game, tipo una Vayne. Possiamo piccarlo principalmente quando dall'altra parte notiamo degli Assassin. Quindi se siamo contro un Rengar, Kha'Zix, Talon o comunque dei maghi che fanno tanto danno come Syndra, però è meglio piccarlo per i melee perché difficilmente riuscirete ad arrivare a una P-Carry e poi successivamente tirargli l'Exhaust e applicarglielo. È troppo rischioso. A meno che non siano estremamente fuori posizione, ma voi col support di solito state in backline. Quindi salvo il caso dove voi state utilizzando un Thresh, grabbate qualcuno, vi buttate, tirate l'Exhaust. No, non conviene. Comunque l'Exhaust si picca quando abbiamo contro degli Assassin che possono one-shotare il nostro AD carry o il nostro AP carry. O in generale qualcuno che ha tanto burst damage. Quindi anche contro un Graves si può applicare l'Exhaust perché quando lui tira la combo di E auto attack W Q ulti e fa tutto il danno di colpo. Se applichiamo l'Exhaust al momento giusto non fa danni. Let's wait a top and a jungler. Tanto che aspettiamo, passiamo il tempo. E dopo metterò una playlist. Vediamo, royalty free, perché la prendo direttamente da YouTube. Dovrebbe andare bene, una musica, penso un po' dubstep, non lo so. Dico, penso un po' dubstep perché non ne sono troppo sicuro. Ovviamente la mia web si vede ad cazzum perché ho la luce sparata qui sopra, a breve cambierò tutto, a giugno riabilitiamo tutto. Questo comunque è un video sperimentale, quindi vediamo come va. Io penso che se arriviamo più o meno al 200-300 like, più o meno continuerò la serie. Quindi se potete lasciate un mi piace, perché mi fa piacere sapere cosa ne pensate, e sapere che come serie può piacervi. Quindi più che serie, sono semplicemente dei video dove io gioco come se fossi streaming, ma offline. E mi piacerebbe iniziare a farli. Non vorrei esagerare, ma farne almeno 4-5 a settimana. Questo perché ho lasciato un pochino andare YouTube, perché ho avuto dei problemi di famiglia, dei problemi di salute e non avevo la testa di far tutto. Ora che mi sto riprendendo, ora che mi sto riprendendo, anzi, le cose stanno andando molto molto bene, infatti parteciperò a alcuni eventi, per esempio adesso sarò dal 1 al 3 maggio sarò al Comic Con di Napoli. Poi mi vedrete al Tesla a Roma puntualmente una volta al mese, ma a partire dal 23-24 maggio per un evento che sta per partire, ma ancora non vi dico niente. Quindi intanto ci sarà possibilità per i ragazzi di zona Roma di vederci ogni mese perché ci sarà un punto di ritrovo dove ci troveremo. E oltre a quello ci saranno attività, quindi in loco cercheremo di fare dei coaching, delle partite, farò anche dello streaming. E sarà divertente, sono veramente contento. E quest'anno il progetto principale del canale sarà altro che il progetto musicale. Perché? Perché è da tanto che volevo farlo, ma mi vergognavo. Alla fine mi sono deciso a dire: ma chi se ne frega? Tanto c'è gente che fa i contenuti e non sa far niente, quindi tanto vale, mi ci butto anch'io. E vediamo come va. Quindi vi avevo detto verso maggio, ma a maggio incidiamo. E credo che sarà pronto verso giugno. Quindi verso giugno sentirete la prima canzone di questo progetto. Non vi svelo ancora il nome della band perché ancora non c'è, ma ho messo su una band per League of Legends. Speriamo di fare le cose fatte bene. Back in days, what to me. Adesso aspettiamo un top laner. Ovviamente non ci saranno tagli né altro, perché non mi va. Uno perché è uno sbatti totale, cioè io non ho voglia di fare editing, infatti io non mi reputo uno youtuber, bensì uno streamer. E YouTube è sempre stato un progetto secondario, però sono soddisfatto perché in 3-4 mesi di attività siamo arrivati a 8.800 iscritti, poi l'ho un po' abbandonato da quando è più o meno settembre, che non ho più fatto quasi video, ho pubblicato giusto quelli per la Road to Diamond, che hanno dato 3.000 problemi con il loro replay, però adesso quest'anno lo riprendiamo un pochino. Lo riprendiamo un attimino sotto controllo perché voglio ricominciare a far contenuti e quindi voglio accontentare un po' tutti. L'anno scorso mi avete conosciuto come jungler mid perché tutti mi conoscevano già come support e mi sono voluto buttare in questa sfida. Vediamo se c'è qualcuno. Ci sarà un top che vuol giocare, tipo. Qualcuno.
che sono amico, se si unisce, gli ho spiegato un attimino come fare. Tanto mettiamo su un po' di musica, sennò vi annoiate, no? Ok, è sottofondo. Il nostro judge. Allora, speriamo non diano problemi queste musiche, quindi in teoria i royalty free qui dovrebbe andare. Vediamo un po', eh. Allora, attendiamo ragazzi, è in altura. Loro comunque sarebbe anche un bel champion. Il problema principale è... Il problema principale, scusate, devo per il commento di questo tizio che fa: hai degli amici? Sì, ho degli amici, ho anche una vita. In generale lui è un bel champion, però io sono rimasto traumatizzato dalla Season 3, quindi la odio, perché... Poi l'ho odiata anche a gennaio, no? È uscito Client Italiano nel 2013 e c'è Lulu che tra le frasi italiane dice Perosino! E io vi giuro, la odio! Odio Lulu! Infatti... Vi sto facendo un mega favore, sappiatelo, perché io non so giocarla, quindi farò le figuracce, le partite andranno online sia vinta che persa, non me ne frega assolutamente niente, uno ha lasciato. Kog'Maw mid, non mi dispiace. Così con lui lo facciamo un sacco di poke. Secondo me questo Azir è uscito per piccare il top e torna. Vediamo. Adesso lo spammo un po' in giro. Vediamo un pochetto se trovo. Anzi, che lupo ci aiuta. O se è libero, magari è da fare, sta studiando. Carina sta musica. Devo ancora preparare una playlist royalty free. Ok, picco top, sì. Allora, se Giovanni ha lasciato, Shaco non mi piace. Diciamo di no, tanto la giungla la troviamo a nastro. Vediamo se la facciamo. Comunque, ciao cane lupo. Poi gli facciamo un salutino a modo. Vediamo se trovo qualcuno. Il team leader è sempre veloce, cercano tutti i support, stavolta nada. Mamma mia. Sarà già 10 minuti che sono a registrare. Non importa, tanto il bello del live ve lo guardate ugualmente. Allora, Jungle è arrivato, un altro Sejuani. Ah, ci ha lasciato, oddio, vabbè, picchiamo lì. Maledizione, ce la faremo. Ma mi trollano. Allora, vediamo se riusciamo a trovare un jungler adesso. Oddio, cosa ho fatto di me nella vita per aspettare 10 minuti in coda?
Manco alle poste ci mettevo così tanto. Oddio, jungler, per favore, prego nel nome di un jungler. Ci serve un jungler. Oh, ce la faremo, io sto mobilitando tutti, mamma mia, non si riesce a partire. Comunque ragazzi, intanto vi voglio invitare al fatto che se avete delle domande scrivetemi direttamente nei commenti di YouTube, io cercherò di rispondere a tutti i commenti come ho sempre fatto. Per qualsiasi cosa scrivetemi, vi ricordo comunque che io adesso streamo non più su Twitch TV ma su Hitbox e ho già realizzato alcuni video dove spiegavo il perché, ma nessuno li ha visti e molti mi chiedono, oddio ma non streami più, ma veramente io starei streamando su Hitbox da gennaio ma la gente ancora non ha seguito, il che mi piace, è abbastanza rotto come champion, ci piace. Exos ci può stare. Ringraziamo Torone, nostro amico. E anche Canelupo per essersi comunque offerti. Ora vediamo se troviamo gli altri 5 dall'altra parte. YOLO. No, volevo scrivere YOLO. Vabbè, finalmente si parte, finalmente riusciamo a fare una partita. Io c'ho il pizzetto storto, che è sta roba? Perché c'ho il pizzetto qua che è tutto sfasato? Pizzetto, please! Ok, cambiamo scena. Ah, olè. La musica è un po' altina. Allora, tanto che aspettiamo, comunque parliamo di Lulu. Lulu è carina perché ha parecchio poke e ha anche della discreta utility, grazie allo scudo, grazie al polymorph e grazie alla ulti che dà uno scudo gigantesco, eccetera. Io so già che fallirò tante cose perché non so usarla, ma questa rubrica si gioca per questo, ovvero mettiamo che la rubrica si chiami Draker scelgo te. Voi scegliete un champion, quindi vi ricordo, nei commenti dovete semplicemente postare il nome di un champion, a meno che non sia già presente nei commenti, perché se volete votare un champion, non so, vedete un commento con Thresh, voi volete votare Thresh, non scrivete Thresh, date un più uno a quel commento, così che possa capire qual è il champion da voi più richiesto e cercheremo di affrontare tutti i champion. Quindi qualsiasi champion voi vogliate vedere, lo scegliete, poi io sceglierò la lane in questo caso, quindi sceglierò il ruolo in cui andrò ad utilizzarlo, però almeno avrete modo di scegliere il champion e cercheremo di analizzarlo, o comunque sia vi farò vedere come si fidda e come si riesce a fare streaming pur non sapendo giocare, perché io Lulu non so giocarla eppure la sto giocando adesso per voi. Allora sì, forse saprei se è un po' yo ma fucker, però noi la rimettiamo dall'inizio, così dura almeno. Allora, pugnale, poi partiamo con due pozze rosse e due blu. Allora, io la Q di Lulu la uso male. La cosa carina è che se noi appiccichiamo Pixie, poi dopo possiamo direttamente sparare la roba. Aspetta, Ciro. Ah, cosa mi tocca fare? Allora, vediamo un attimino, mi rileggo le spell perché tutte le volte mi sbaglio. Allora, questa è quella che dà appunto l'attack speed. No, scusate, la move speed quando la uso su un mio alleato. Dall'altra parte appunto è il polymorph, perfetto. E questa è il pix di aiutare il mio compagno e l'altra quella di fermi un attimo. Ok, allora lei praticamente dice semplicemente che la applichiamo sul nostro target e questo nostro alleato avrà Pix a disposizione per 6 secondi e quindi andrà a infliggere intanto lo scudo e poi andrà a far più danni, credo. Ordina Pix di seguire e aiutare, in teoria dovrebbe essere quella, no? Esatto. Va bene, ok, la Q è uno skill shot, ok, in direzione che va uno da parte mia e uno da parte di Pixie, che in questo caso è un bellissimo poro. Questa per quello. E la doppia invece ci permette sia di dare la move speed al nostro compagno e scala anche con ability power, sia di trasformare un avversario in uno scoiattolino o una cosa. In questo caso credo sia un poro. Siamo contro Thresh. Allora io parto di Q. No, no, ma tutto parte del piano.
Allora, ok, non era Smartcast, la attiviamo. E andiamo in lane. Può essere giocata in maniera abbastanza offensiva, ma io in questo caso non so se rischiarla. Aspettiamo finché non vedo trash. Ora siamo Jinx contro Jinx. Per noi è importante riuscire a fare il livello 2 prima di loro per riuscire a vincere la lane. O comunque sì, almeno sopravvivere a un early. Ok, un po' di zoning l'abbiamo fatto. Devo aiutare Jinx a fare il 2. Quindi uso la spell per riuscire a pushare la wave. Diamo una pozzetta rossa. Ok, seconda spell prendo il Polymorph, perché se Thresh ingaggia di Q, voglio disabilitarlo. Vedete, cerco di poccare il più possibile. Questo perché? Perché bisogna far poke. Perché io sono ranged, anche lui lo è, però subisce parecchio Thresh. Poi loro non hanno comunque, non hanno l'Ignite. Io cerco solamente di arrassare. Poi chi è morto? Qualcuno di loro? Morto. Oh. Allora, però ci siamo. Un pochino con sta wave. Mi tanco qualche colpo di minion. Adesso mi devo ricordare che nei trade devo utilizzare la E per scudare. Non ho ancora bisogno della pozza blu, fortunatamente. Sto anche spammicchiando. Allora, usiamo il polymorph su questo coso. Dopo non avevo il 3. Direi che sta Jinx è terribile. Perfetto. A volte in realtà sarebbe una free kill. Noi non abbiamo, cioè noi abbiamo utilizzato l'exhaust, loro no. Allora devo stare un pochino in backline, bello tranquillo. Loro in giungla hanno Gragas, questo un po' mi spaventa, quindi piazziamo una wardina qui. Vai Jinx, fai il tuo DPS. Molto male questa cosa. Bravo, me lo so Cassari, perfetto. In teoria riuscissi a prendere Jinx con una Q, potrei ucciderla. Una Q è un auto-attack. Tendiamo un pochino. Pushiamo i minion. Maghi, non mi attaccate, siete antipatici come pochi. Preso. Ah, qui dobbiamo pushare un attimino. E no, diciamo Jinx a pushare, anche se per un CS non importa. E ce ne andiamo. Play. Perché ho il telefono acceso. Fermi un attimo. Allora, pardon, ma qui mi cercano sempre agli orari più strani. Allora, primo oggetto, quando giocate support dovete cercare di chiudere la Syzon il prima possibile, perché intanto date vision, e dando vision ottenete dei vantaggi disumani, perché giustamente potete anticipare gli avversari. La vision è importante, quindi la Syzon va chiusa prima, perché sennò spendereste dei soldi comprando delle ward, che poi gira e rigira andate a sprecare, vi rallentano la build. Quindi fate la Syston e poi completate direttamente o l'oggetto da support. In questo caso prima si parte da Fiendish Codex perché vi dà del cooldown reduction, delle statistiche più importanti. Anche perché già lo Spell Thiefage, che è l'oggettino blu, quindi il van... Aspetta, com'è che si chiama in italiano? Vantaggio del Mago Ladro, già vi dà dei buoni bonus. Un po' pixie a questa che magari ecco esatto.
Ah, io ho maxato la Q, in realtà adesso vediamo un attimo. Allora, data trasformazione, ok. Maxo la W adesso, do dei punti alla W perché voglio far durare di più il polymorph. No, sa che sta facendo il drago? No, ok, sta facendo Giorgio. E Jinx sfortunatamente è ceccata. Ok, ho dato tutto quello che potevo a loro. Perfetto, perfetto, perfetto. Abbiamo una Q, l'abbiamo preso, tanco la hit, guarda. Ah no, ok, sta tankando quest'altra. Yolo. 5 HP. Ottimo, ottima azione. Ok, due assist facili. Allora, cosa ho fatto? Ho tirato subito il Polymorph a Jinx per cercare di impedire di o reagire al trade, quindi non da modo di attaccare la mia Jinx. E poi sono riuscito fortunatamente a rallentarla di Q e poi ho tirato subito il buff alla mia Jinx per dare l'opportunità sia di far pi più danni o comunque di essere un minimo scudata. Ah, loro in gioco abbiamo detto che hanno Gragas. Gragas è un po' una rogna. Qui sto pushando perché Jinx è molto forte nel mettere pressione. Prima spacchiamo la torre, meglio è. Anche perché quando si spacca la torre, poi si entra in mid game e si può fare roaming mid. E roaming, ragazzi, significa semplicemente spostarsi e aiutare le altre lane. Io piazzo la mia wardina. E recollo. Sono al 6, questo vuol dire che potremmo fare una bella combo con Kassadin che ha il jump, ha il salto, e questa è una buona cosa, però voglio comunque. La miseria, ho appena parlato io! Giustamente ha scritto damn. Allora, upgrade dal trinket rosso, ci pigliamo una pink, una rossa e una blu, e torniamo bot. Vediamo la nostra W per correre velocemente. La ulti di Lulu è veramente game changing, possiamo dire. Cioè, è una ulti che non solo dà un mega scudo. No, no, Jinx, non mi morire che non ci sono. Allora sei un po' scema. Allora sei proprio un po' scema. Io tengo il CS qui e me li farmo. Peccato, vabbè, non è colpa sua. In realtà si è fatto prendere da un grab e se fosse riuscito a non prendere trappole sarebbe sopravvissuto. Ok, qui non è guardato, quindi sappiamo che loro non mi vedono. Ok, rallentato, continuiamo di auto-attack, peccato che ha preso l'aggro. Nope. In realtà qui l'ho tirata male io. C'è Thresh che sta arrivando, quindi io resto. Non mi prende, ok, YOLO. Allora, Fiendish Codex e scarpette. In realtà lì potevo flashare e tirare. Non sono bravo, quindi dovevo flashare, tirarla e a lui, poi la Q. L'avrei ucciso. Quindi impariamo. Peccato, però ecco, questo è il bello della diretta. Cioè, se io faccio delle cavolate, cerco anche di analizzare dove ho sbagliato. Punto primo, non avrei dovuto proprio flashare, quindi il mio flash è stato sprecato. Ok, il Chase ci stava a inseguire, eccetera, ma troppo. Che il c'è morta e questo è sbagliato. Guarda quel trash. Diamo un altro punto alla W. Fastidio. Ah, loro hanno un livellino di vantaggio. Qui sono Ward, no? Ok.
Oh, non mi andava la... Il mio scudo. Perfetto, se non mi fossi scudato sarei morto. Bingo. Basta avere un po' di calma quando ci sono le azioni bot lane. Allora, un'altra pink e niente pozze rosse perché non ce l'ho. Top come sta andando? 0-2. Sta andando male. Vabbè, no, CS è messo bene. Cioè, a farm è messo bene. 180 CS a 12 minuti va benissimo. Problema la mid che cade. Speriamo di prendere il drago perché il drago potrebbe darci un po' di vantaggi. Comunque ci aiuta a prendere inizialmente il bonus di AD e di AP che non fa per niente schifo. Ok, nostro. Il Sandrone quant'è? 1, 2, 71 CS, Kassadin 2, 2, 2, 66. Allora, ora vediamo di stare in lane. Potrebbe anche esserci trash. Ok. 4 time tops, ok. Ora mi scudo, uso la ulti, nego Jinx, vado a rallentarla, adesso mi sposto, continuo a fare un po' di DPS, perfetto. Diamo la nostra Jinx, apriamo lo slow, ok, lo slow non va a segno, quindi peccato, con lo slow avremmo fatto la kill. In quel caso ho sfruttato il fatto di essere corpo a corpo per applicare il no cap con la ulti e scudarmi, quindi ho preso meno danni, sono riuscito a far saltare Jinx, dando modo alla mia Jinx di infliggere un pochino più danni in quel periodo. Abbiamo una pozza blu, dai che può farmi comodo. Ora vediamo se trash spreca tutto. Ok, no. Ok, è morto. Bingo. Vabbè, la mia ricarica è fiddata, è 4-1, io anche se sono scarso con Lulu. Qualcosa faccio. E regoliamo. Occhio perché ti è sciotta quella. Oh, oh, oh. Oh, olè, olè, no. Sembrava molto bombo combo. Wow, wow, wow. Allora, tra un livello devo fare l'upgrade al trinket rosso. Namo. A volte vedete laggare un attimino i frame perché sto guardando Facebook. Allora, il Leona quant'è? 2-0-1, Irelia è un problema, però Lulu è un buon pick contro Irelia. Irelia salta e si becca un sacco di CC, possiamo fare un sacco di peeling. Ok, ha tolto una Wardly. Meow. Ok, bravo Trash. Oh, Lissandrone not expected. Ok, Lissbot. Non stavo guardando la mappa, quindi colpa mia. Allora, Lissandrone prende 2 kill, attualmente è 4-2. Lissandrone sta giocando molto bene. Però loro possono pushar mid e questo fa respirare un pochino Kassadin. È indietro di un livello, deve solo recuperare un livello. Hard push mid. Drago tra 2 minuti e 40. Perfetto, vabbè, sono morto una volta. Meglio morire e non averci sprecato il flash piuttosto che sprecare il flash e morirci. Allora, loro hanno Lissandra, quindi io devo fare per forza un Mikael Crucible. Perché se no non abbiamo modo di... Non ho modo proprio di difendere il carry. Se arriva la ulti di Sandra sul carry me lo blocca, è morto. Perché arriva burst damage della ulti di Jinx, di Gragas e volendo Irelia. E mi serve mica il Crucible. No, non dire che sapeva di viola. Che viola è bello, tu sei brutta. Per qui nada. Mi sposterò velocemente per... Ok, trash era lì, Jinx e mid.
Granchietto, cioè Giorgio va preso più o meno tra un minuto e mezzo, 1 minuto e 40, 1 minuto e 50. Bingo, Lissandra è qui. Allora, Shield is strong. Ok, quanto ho capito Irelia, che ora è morta, è molto forte. Noi guardiamo in lane perché non voglio trovarmi una lane gank da parte di Lissandrona. In realtà io non dovrei essere qui. Perché ho trovato un altro punto da Q. Male. Help! The Juke is real, dai, pigliatela! Maledizione, vabbè, Thresh ci muore. 1-1. Ah, Thresh mi ha chiuso la sala, ha tirato l'antenna, ha portato Lissandra lì, ha fatto una buona azione, però fondamentalmente Lissandra ha preso una kill su un support che io non valgo una ceppa. Quindi Magic Resist. E di... Male, 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 Lissandrona. Il problema è che adesso uno dei due ci muore proprio male. Non abbiamo Jinx purtroppo. Ma se ne di attendere. Ah, allora, vediamo Nasus. 288, 18 minuti. Molto, molto bene. Peccato non abbiamo Kayle. Wait, Kayle. No, we are gonna lose Drake. Un cavolo. Un cavolo. No, no, Drake non lo perdiamo. Era tipo andata via la musica. E invece lo siamo papà. Ah, c'era pure Vision nel Gragas, non è intervenuto. Seri? Va bene. Ora, qui metto una pink perché non voglio sorprese. Esatto. Allora, questo Thresh ha guardato male, perché basta cliccare su questo albero che la ward entra dentro il cespuglio. Allora, l'engage devo fornirlo io. Jinx è al 10, l'altra pure. Gragas potrebbe essere bot, però, non mi fido. Vado a rinnovare questa ward e basta. Facciamo segno che non ci sono, adesso vediamo un attimo. C'è Irelia, Ocho. Gragas è mid, andiamo. Jinx, se riesci a linkare sei al... Dai, Jinx. Ah, arrivano tutti i bot. Saltare quel coso. La miseria. Questo molto male. Sono fatti prendere uno dopo l'altro. Un attimo che mi mi schiarisco la voce. Aiuto. Maledetta voce. Maledetta bronchite perpetua. Allora, Michael Cruz manca un po'. Lissandra è fidatissima. Ma sono fidati a quanto vedo anche Gragas e Irelia. Peccato perché la botlane stava andando bene. Mi sa che succhiamo, sta partita qui molto male. Però abbiamo Kayle. Ok, avevamo Kayle. Avevamo Kayle. Avevamo Kayle. Just farm. Il late game è nostro. Con Kayle, Nasus, Jinx, Kassadin. Secondo me siamo più forti rispetto a loro. Però il discorso è che loro hanno un tank grosso, come Gragas, e hanno anche un fighter come Irelia che rompe parecchio. Ok, Nasus è restato, ahimè. Peccato, peccato davvero. Quell'azione lì loro ci hanno preso tutti in contropiede, ma questo perché non abbiamo la mid lane. Cioè non perché non abbiamo Kassadin, nel senso che non avendo la torre mid loro hanno fatto tutto il giro interno e ci sono riusciti a prenderci.
Ora, per ribaltare io devo fare un peeling della miseria. Devo fare davvero i salti mortali. Continuo a maxare il polymorph, che attualmente è 2 secondi 25, quindi non è male. Solo che devo anche riuscire a far qualcosa. Rullo non sapendo utilizzare è un po' complicato. Per esempio, il granchio adesso è preso troppo presto, troppo presto. Ma sto trash noioso come pochi. Allora, no, io mi sto chiudendo fuori, quindi me ne vado. Rip, fuggi cassa, intanto non possiamo farci niente. Botta la ultima, sta su qualcuno. Guarda la cattiveria di questi. Mamma mia, sono arrabbiato io. Purtroppo Naso si è rimasto indietro. Irelia sta facendo un buon roaming, quindi noi siamo indietro per quello. Se aspettiamo Nasus, il late è nostro. Nasus quanti stacca? Dobbiamo aspettare ancora un attimo. Problema che loro, avendo Thresh, Lissandra e Gragas, fanno un ottimo peeling. Ah, l'ho presa io non volendo. Ok. My bad. Non era la mia intenzione era fermarla, ma devo aver tirato il polimorfo alla persona sbagliata. Allora, la fase di comunque è andata bene. E il resto che... è un po' problematico. Varo sempre guardato, che se no è un casino. 1 minuto, 1 minute, Drake. Io recollo, vado a prendermi mica il Crucible. Questo potrebbe cambiare un pochino le sorti del teamfight. Allora, mi serve della Magic Resist, però non potendola prendere al volo prendo una pink, anzi due pink e il trinket rosso. Complicata la situazione. Noi siamo 13 a 21, loro hanno un grosso vantaggio perché la min, la min, sì la min. Guardate, Gragas che danni fa ed è un tank. Salti mortali. Drake è nostro, è free. No, jungler. Porca miseria, Lissandrona. Ok, vattene. Ok, perfetto. Qui avremo il drago volendo. Allora. Ok, diamo la muspi, niente. No, non vogliono far davvero il drago. Vabbè, Nasus, anche te fai il TP lì. Avevamo bisogno di fare il drago qui. Non ho capito perché ha fatto il TP. Allora, scarpe Magic Resist, per forza. Ireliona si fa la torre. Forse riusciamo a farci Jinx. No, oh, che wow, quella E di Thresh è stata meravigliosa. Ma vabbè, abbiamo un po' di culo anche noi. Il drago se ne è fatto solo Gragas. Sì, a quanto ho visto, Gragas è diventato un po' rotto adesso sta patch, perché lo stanno utilizzando tutti e dà un ban rate allucinante. Allora.
Andiamo dietro. Nasus quanti stacca? 465. Non possiamo contestare il rosso, ahimè. Board in base ne abbiamo. Ah, Jinx dice che ha bisogno di 200 gold per il Phantom Dancer. Che hanno pescato Kayle in giungla. Dovrebbero aspettarsi, però queste cose qui sono abbastanza ovvie. Cioè, il discorso è quando vedi che ti uccidono una volta in giungla, ti uccidono due volte in giungla, eccetera. Dovresti un po' intuirlo. Parte è anche colpa mia. Perché non sono riuscito a prevedere il gioco di ward che hanno fatto. Loro hanno messo delle ward in zona e giustamente ci hanno accoppato. Però adesso noi abbiamo due draghi. Il terzo potrebbe ribaltare completamente la partita, perché andiamo a sbloccare un bel po' di muspid. Kasarin è tagliato fuori. Dai, mettimi la ward qui. Ok. Allora, io ho fatto un flash ulti per cercare di farlo saltare in aria. Questo è un Baron. Cioè, ho cercato di utilizzare il knock up della ulti di Lulu per bloccare lui. Non dovrebbero essere in grado di farci niente, però devo stare pronto con il mio amatissimo. Vai Kayle, vai. Allora, l'exhaust no, ok. Perfetto, morte Nelia, forse fuori posizione di Sandra perché ha sprecato la E. Diamo la muspida a questa Kayle. E la miseria, cosa ha fatto sta Lissandra? Ci ha distrutto tutti davvero. E neanche tempo di tirare l'exhaust ho avuto. Nasus please, Nasus please. Allora, dobbiamo fare buzz damage. Noi in realtà siamo andati un po' troppo YOLO. Io non pensavo di prendere così tanti danni d'aria, ma credo che sia arrivata una ulti di Jinx, perché non ci ho fatto davvero caso. Cioè io vi sto tutto esplosi. Però è andata bene, perché anche se abbiamo perso il Baron in 3, Jinx ce l'ha, Kasarin ce l'ha, va bene. Sono i punti chiave del team. Allora, now group. Allora, can get near Jinx with that buff. Questo dice il nostro amico. Aiuto. Ora io voglio farmi un oggetto abbastanza utile, quindi voglio avere un pochino di muspid. E voglio farmi Twin Shadows per dare l'opportunità, nel caso in cui Irelia si getti contro la mia Jinx, di fare kiting. Quindi utilizzerò il Twin Shadows per allentarla, oltre ad averla Q, appunto, lo slow sulla Q e sul Twin Shadows. Bene, fa così nel modo. Ah, Jinx ha il buff rosso ancora per qualche minuto, minuto e mezzo. La muspid, ok. Diamo il nostro simpaticissimo exhaust. No, mi ha shottato, ok, male, colpa mia. Lissandrona. Guardate i danni che ha fatto con una Q a Jinx, ha tolto mezza vita esatta. Però è che il trade lo vincano loro, perché hanno Jinx che fa free DPS e Irelia che può saltare sulla nostra Jinx. Invece un auto attack! La Gatling, non il bazooka. Jinx è forte, però il discorso è che quando siete a distanza dovete andare, vedete come fa questa qui, dovete andare di bazooka.
Un Asus! Swag! Swaghissimo, bravissimo. Bravo Nasus. Yolo. Allora, adesso cerchiamo di completare i Twin Shadows, quindi le ombre gemelle. Abbiamo un Drake e questo è il prossimo obiettivo che dovremo conquistare. Io sto cercando di tenere tutto bordato. Allora, lì prima sono andato out of position, completamente mi hanno shottato. Ed è giusto che crepiate in questa maniera perché bisogna imparare. Io non ho mai giocato Lulu, quindi se muoio, bene, perché la volta dopo ci rifletto e dico... Non è forse che la prossima volta devo stare un po' più in backline perché la loro di Sandrona mi guarda e mi sciotta? No, eh. Andiamo Pixie la nostra Jinx, così fa più danni. Tanto Gragas si vuole avvicinare, no? Lo zoniamo. Andiamo a rallentare. Diamo uno scudino a casa. Usiamo la W. Oh, peccato, qui sarò sbagliata io, però dobbiamo rallentarlo. Usiamo il nostro polymorph, rallentato di nuovo. Possiamo andare mid. La ulti sta a cavolo, perché ho pensato, magari Kassadin in salta. Jinxona, questo è proprio tutto. Tutto subito Jinx. Ho pensato, Kassadin magari salta. Saltando avrò bisogno di... Cioè, se utilizzo la ulti vado a fare un no cap a Gragas e ce la facciamo. Allora, adesso quello che devo fare è tirare... una W su Lissandra. Per vincere il teamfight bisogna far quello. Ora noi andiamo a questa torre top. Ma ragazzi, guardate perché non ho più ward. No Jinx. Ho utilizzato lo spezzifegge. Ok, io sono esploso, forse uccidiamo Jinx. Benissimo, c'è solo Gragas, io però solo una parolina. Gragas è molto... Oh, oh, cioè, alla lunga dovrebbe inseguirla. It's fine. Giustamente la nostra kill fire, sto laggando. Vabbè, che se ne frega, per come se io non avessi mai laggato in vita mia. Ce la fa Gragas, guardate, ce la... Oh, invece no. Invece no. Twin Shadows, e adesso io sono veramente impaurito e spaventato. Quindi non mi preoccupa Jinx, perché no, non mi preoccupa. In realtà una buona opzione poteva essere un Solari. Quasi quasi mi converrebbe, se voglio evitare Magic Resist, tanto vale fare un Solari. Quella reduction quanto abbiamo? 30, facciamo 40, vai. Tac. Questo ragazzo è ubriaco. Ok, questo l'abbiamo capito. Un minuto al Baron. One minute Baron. Lo disegniamo. Adesso abbiamo tutto quello che ci serve. Abbiamo il Mikael Crucible per togliere CC. Jinx è sopravvissuta proprio perché l'ho curata dopo la ulti di Lissandra. Poi abbiamo lo Spazifash per fare peeling, quindi rallentare gli avversari e poi riuscire a o ingaggiarli o comunque disingaggiare. E i Twin Shadows per lo stesso identico motivo. Ci facciamo qui. Mettiamo una wardina qui. Col fatto che Rayleigh è top, ne mettiamo un'altra anche qui. Baron è un buon obiettivo ora come ora. Ora Nasus è rimasto da solo. Questo potrebbe essere il troll della partita. No, questo è il troll della partita. Attivo i Twin Shadows per inseguire. Vediamo se riusciamo a prendere qualcuno. No, male. Devo avvicinare la Jinx e tirare un exhaust. Bingo. Ora però c'è Ireliona. Ireliona che ci vuol provare. Ti fai andato bene. Ora. Via. Fuggisci. Fuggisci Jinx. Now group again. Allora, io sono andato troppo out of position poco fa, infatti ho utilizzato la ulti per farli saltare e poi flashar via. No, sarei morto. Ma no, non di poco, di molto. Adesso facciamoci gli home guard, voglio muovermi un pochino più rapidamente. Nasus quasi 600 stack, va bene. Let's go top. Actually, bisognerebbe andare
Noi dovremmo andare in zona bot. C'è un'Irelia molto grossa. Io devo fare i miei giretti, ma non so se ci sono ward. Quindi se ci sono ward io sono morto. Avrei bisogno di un altro stack di Syston. Quindi dovrei fare l'upgrade alla Ruby Syston, perché non ho modo di fare altro ora. Però la musica è finita. Oh, musica! Dobbiamo andare, eh. Ah, tra poco è Twin Shadows. Irelia dovrebbe essere morta. Stanno arrivando un po' tutti. Ok, andiamo mid. Rush mid, rush mid. Hai vato Kayle, questo è malissimo, malissimo. Diamo la muspid a Kassadin, così riesce a fare un follow up su Jinx. Diamo lo scudino. Kassadin, please, vieni verso di me! Cosa mi tocca fare? Vai ragazzi, quarto Drake ci piace. Maledettissima. Oggi Jinx c'è tra poco, eh. Ok, recall. Un group. Peccato, Naso sta andando un po' troppe volte da solo. Ora, questo potrebbe essere un comeback per loro per fare il Baron. Io completo la Syston. Dovevo fare prima la Aegis. È molto meglio fare la Aegis prima della Kindle Gem. Cioè l'oggettino che ci dà HP e cooldown reduction, però toccava. Aetris, Sandrai, è forte. Andiamo Twin Shadows, mandiamolo in Polymorph, usiamo la Q, nascondino su questa. Perfetto, avete dovuto rompere le balle a Draker e adesso cavoli vostri. Polymorph, Ward, scudo, bingo, finita. YOLO! Ah, Lissana è stata cancellata. LOL Nasus. Diamo lo scudino, usiamo la Q, mandiamo questo coso in Polymorph. È finita. Ragazzi, questa era Lulu Support, spero vi siete divertiti. Come vi ho spiegato, le regole per questa nuova rubrica, questo esperimento sociale che andremo a fare sono semplici. Cioè, scrivete sotto il video, scrivete semplicemente un champion che vorreste vedere, a patto che non sia già scritto. Se è già scritto, lasciate un più uno, un mi piace. Quello che vi voglio ricordare è, nel caso in cui... come funziona? Cioè, io quando voglio fare un altro video come questo, vado su il video che ho postato, vedo il commento con più mi piace e giocherò quel champion. Quindi sarete voi a sceglierlo. L'unica cosa, non giocherò due volte lo stesso champion. Quindi lo scegliete e poi lo rigiocheremo. Ragazzi, io vi saluto, sono Draker88, vi aspetto in streaming da lunedì a mercoledì su Hitbox dalle ore 21 in poi. E per qualsiasi cosa potete scrivermi qui sopra, cioè su...
Facebook, su Twitter, su YouTube. Potete scrivermi quando volete, perché tanto io ci sono. Per la community ci sono sempre stato, è 2 anni e mezzo che porto avanti questa cosa, quindi ci vediamo alla prossima e Drake, scelgo te, diamo via questa serie improvvisata random. Ciao belli. Oppala! Guarda, abbiamo anche la musica swag. Anzi, aspetta, la musica swag bisogna far così, eh. Ragazzi, al prossimo video e oppala!